dalla Liguria. E festeggiati i 100 anni della Croce Bianca di Acqui Terme, c'è stata una funzione religiosa presso la parrocchia di San Francesco di Acqui Terme, ancora corteo di ambulanze e altre manifestazioni. Vediamo da Fabrizio Mattano. Domenica 8 settembre era stato inaugurato il Museo Storico. Domenica 15, una solenne cerimonia con la presenza delle autorità e di tante consorelle hanno dato il via alla giornata finale dei festeggiamenti per i 100 anni della Croce Bianca di Acqui Terme. Dopo il raduno in piazza Dondolermo, la sfilata dei partecipanti per le vie della città, aperta dai militi, dai volontari e dalle autorità, e seguita dalle autoambulanze. Il corteo, prima di giungere in Piazza Italia, ha sostato presso la SOMS per gli onori della bandiera storica di fondazione, presente il presidente Mauro Guala. Poi ha percorso tutto il centro storico, per raggiungere infine la chiesa di San Francesco, dove il vescovo diocesano, Monsignor Luigi Testore, ha celebrato la Santa Messa. Infine è stata inaugurata la nuova ambulanza da rianimazione. Questa è la sesta. Il programma dei festeggiamenti è proseguito poi nel pomeriggio, quando dopo il pranzo, presso la sede degli Alpini, c'è stato un avvenimento davvero curioso, la corsa delle barelle. 100 metri, tanti quanti sono gli anni della Croce Bianca di Acqui, percorsi in un clima di festa fra gonfaloni e le altre consorelle ANPAS, seguita dalla premiazione dei militi e dei donatori di sangue, infine l'apertura ufficiale del museo. La Croce Bianca nacque il 4 settembre del 1919 come costola di quella savonese. Con i suoi 76 volontari e 8 dipendenti, percorre ogni anno oltre 143.000 chilometri in prima linea fra emergenze, trasferimenti e assistenza. La sua storia è racchiusa nel Museo Storico, inaugurato la scorsa settimana e ora aperto al pubblico, alla presenza del presidente nazionale dell'ANPAS Fabrizio Pregliasco, di quello regionale Andrea Bonizzoli e nel libro 100 anni di Croce Bianca, scritto da Monica Benzi e Daniela Diaz. Un archivio prezioso che continueremo ad alimentare, ha sottolineato il presidente Edoardo Cassinelli. I ricordi del passato uniti ad importanti progetti per un futuro che parte proprio da questo momento di festa. E adesso ci